parlo su un altro senso, che è il tatto. E mi dà qualcosa e comincio a muovermi nello spazio. È da lì che, nell'arco di qualche ora, imparatemi queste linee e creiamo delle situazioni, rapporto a raccogliere. Ma quello che raccolgo deve servirmi, non lo faccio per esibirmi, no. Devo interessare anche chi è seduto e che sta guardando, se no non ha senso. Il lago Smeraldo poteva andare a fare tutto la piedi. Ma Hannes, non verrai? Sì. No, io devo andare a Milano. Sì. Ogni volta che scopro qualcosa, ho il sentimento che è una cosa di cui mi ricordo. Le scoperte sono dietro di me e quindi bisogna fare un viaggio indietro per arrivare fino ad essa. Possiamo toccare a qualcosa che non è più legata a quelle cose lì, alle origini, ma all'origine, non alle origini, ma all'origine singolare. Da questo sistema economico, l'essenza può essere dietro la memoria. È una domanda. No, non lo so, dice lui. Quando lavoro vicino all'essenza, è come se io ho l'impressione di attualizzare la memoria. Quando l'essenza è attiva, è attivata, è come se tante forti potenzialità cominciano ad attivarsi. Se andiamo alla base delle memorie, la prima memoria è quella là. Tutti quanti veniamo da una goccia d'acqua, lo spermo. Tutti quanti, gli alberi, lo stesso. La prima era è questa. Il minerale, vegetale, animale, e noi predatori siamo. E chi ci porta a spiegare una cosa? Tutto là. Come subito qua qualcosa ti viene addosso e ti avvolge. Non è di gridare, non è di urlare, è avere un volume. Non hai bisogno. E c'è un bel, come si dice, una. Vai. Non hai bisogno di urlare. Io ho chiesto a Lucia per andare al sodo, perché quando mi mandi le cose io non rifletto, ma quello che è la cosa mi suggerisce, l'ho detto al telefono, cercherò di portare con me qualcosa per nutrire, perché abbiamo vissuto qualcosa molto duro
e me ne ricorderò sempre la città. Tutto quello che è successo durante questo periodo qui, ho perso lì quando sono andato al centro, dove eravamo lì la bella struttura e tutta questa cosa qui, hai messo la cosa al mezzo. Ho chiesto alla gente, ma allora cosa mi si dice? Io ora so quello che seppi quando ero giovane. E tutto era inciso qua. È un viaggio da intraprendere. Non è nostalgia. Te l'aveva detto con alcuni casi. Non è nostalgia. Come dall'Italia possiamo andare in quella parte lì, dalla natura, sempre siamo su un pianeta che si chiama Terra, un'altra parte, per ritrovare le stesse cose, la roccia, tutte queste cose qui. Come delle persone che potrebbero essere straniere per te, ti hanno fatto crescere, non hai detto orfana, molto oppresso. Allora, non è di piangere addosso, perché ognuno di noi, come nella conferenza di Bipo, ha un numero di soffi. E si dice l'ultimo sospiro. E per questo senso, che si chiama Bakken nella mia lingua, Wolof, W, è rappresenta vita. Hai questo organo, il naso, e che ti permette di liberare, che è un componente, quindi l'aria. E ricordarsene. E l'abbiamo vissuto durante il Covid, perché proteggevamo il naso e la bocca, perché ci lavavamo le mani. Ogni volta che andate, siete a tavola, andate là nel bagno, mi lavo le mani. Qualcosa ritorna, che non è una abitudine, perché l'abitudine no, ma deve essere una cosa meccanica. Subito un bisogno viscerale, direi. No, è perché la memoria, e non si può cancellare quella memoria di infanzia. Per questo poi Pietro parlava, questo ha raggiunto i sacchi africani, l'infanzia imbalsamata, è come una si negasse di quelle che ha avuto. Hai fatto tante robe quando eri piccolo, sei cresciuto, cresciuta, ma ora vediamo qualcosa. Guarda che la cosa si muoveva, doveva radicarsi. E perché la memoria deve essere, come Vyasa lo diceva, how to engrave, come tu devi incidere nella memoria corporale qualcosa di essenziale. E accanto tu hai anche qualcosa dell'essenziale esistenziale, perché devi vivere anche l'essenziale. Allora non puoi vivere su... Non è possibile. Che noia! Che noia! E per questo, perché da lì tu puoi sbagliare, riprenderti, ma non puoi essere sempre... Buonanotte, eh? E questo è importante. E questo mi è venuto perché, come Grotowski dice, discoveries are behind us. Le scoperte sono dietro di noi. Parliamo di memoria. Tu, più tra di noi, fa una cosa, perché la persona è, come si dice, è adulta, dicono no, fai, non fai, ma dirò semplicemente. Ma questa è una memoria. L'infanzia è un step. È qua dentro di noi. E voi mi vedete là. No, mi metto delle cose qui, perché abbiamo lavorato solo per andare oltre. Sono qua fisicamente, ne vai oltre. Assenti del tuo corpo. Vai. Se no, tutti i viaggi lì, cosa mi servono? Lo dicono, comunichi col tuo corpo. Questo è un involucro. Marcerà comunque. E avremo tutti quanti, la cosa che dico sempre agli stagisti, la stessa cosa che ti avvenuto, il sorriso eterno, lo scheletro. Questo non fa una piega. E nessuno potrà dire nero, bianco, rosso. Sì, non esiste, è la stessa cosa.
E come ti ho detto, questo è il mio corpo, non è il mio. Tuttavia è la mia abitazione, la mia patria. Una cosa è il suo contrario. Perché quando si parla di arti, delle arti, lavoriamo sulle contraddizioni, partendo da dettagli. Una può scoprire in sé un altro, un'altra. Il nonno, la mamma, prendendo una foto si può, se sappiamo guardare. Come dicevo, lei la porta a una struttura, come la donna, mettendo in gioco la vista. Ah, è bello, no. Ok, è bello, ma cosa provoca in me? E quello che è importante. Non che io provoco qualcosa ragionando, ma cosa ha scolpito in me?